attacco della macchina con Orzo Perlato che ha all'esterno Osborne B e Nordal in bocco della prima piegata, con Orzo Perlato e Nordal alle prese, Nordal che scende alla corda in vantaggio per linee esterne, rimane Osborne B. 200 metri iniziali veloci in 14 e mezzo con Nordal avvicinato da Osborne B, appena si arriva sulla dritta di fronte a contatto c'è Orzo Perlato a precedere il resto della compagnia che è sgranato per il gran ritmo imposto in avanti ora da Osborne B che sfida sulla condiscendente Nordal. 29,6, 400 metri iniziali, i primi tre prendono chiaro margine di vantaggio quando si è sulla seconda piegata, ormai si è andati di a tutto gas e Osborne arriva di slancio al paletto dei 600 in 44,4, di fuori scoperta c'è Useiaz che cerca per quanto possibile di ricucire il gap con la testa senza entrare troppo nello strappo lungo i birilli, Pecunias precede Oscar ATC per linee esterne, cerca di farsi vedere anche Naos Rob avanti a Nobile Bass, gli altri chiusi da Oimari e Orgez. 59,1 gli 800 metri iniziali con in vantaggio Osborne che non ammette interferenze, Oseiaz al suo esterno affianca Nord al completamento del chilometro 14,5, ha speso ovviamente Osborne via metà della dritta di fronte, guida nei confronti di Oseiaz che l'attacca a metà della dritta di fronte, in breve ne dispone dalla corda, cerca di venire via nuovamente anche Nord all'attacco della piegata finale, 1,31 e tre quarti di miglio con Oseiaz in vantaggio nei confronti di Osborne B e Nord avanti a Orzo Perlato, 200 metri dalla conclusione, in vantaggio Oseiaz nei confronti di Osborne B e Nord alle prese, quindi Orzo Perlato, la retta arrivo con Oseiaz in netta evidenza che lascia gli altri a lottare per il secondo, Oseiaz che nel finale viene a vincere nettamente davanti a Nordal, mentre per il terzo posto al largo ha ragione Oimari che battezza Osborne B, 2 minuti 3 decimi 31 gli ultimi 4, il successo di Oseiaz, Andrea Buzzita al 3, i colori del signor Vincenzo Patera.